Buone notizie sui tempi, cauto ottimismo sui costi. Il villaggio olimpico dello Scalo Romana continua a prendere forma e se 7 mesi fa la spianata davanti alla Fondazione Prada si presentava così, oggi la visione è decisamente diversa. Crescono i palazzi che ospiteranno i 1400 atleti dei Giochi di Milano e Cortina 2026 e che si trasformeranno, dopo che il braciere olimpico si sarà spento, in uno studentato da 1700 posti letto. Un avanzamento dei lavori che addirittura viaggia in anticipo sulla tabella di marcia. La consegna è fissata infatti per luglio 2025, 6 mesi prima dell'inizio dei giochi, con circa 3 mesi di anticipo sul cronoprogramma del dossier olimpico. Se torniamo a 4-5 anni fa, si contavano sulle dita di 2 mani quelli che credevano nel dossier Milano-Cortina. Oggi ci siamo. Sapere che qua arriveranno 1400 atleti e domani 1700 studenti da tutta Italia è qualcosa di emozionante. Sul fronte dei costi invece la buona notizia è che quelli extra, dovuti in particolare all'impennata dell'inflazione e delle materie prime, si sono ridotti. Gli extra costi erano di 50 milioni circa, che si sono ridotti perché strutturando gli acquisti diretti, cioè abbiamo comprato direttamente noi le diverse componenti del villaggio olimpico, e il risultato è che questi costi sono scesi a 40 milioni. Resta però il tema di dove recuperare queste risorse. Su questo è il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, a cercare di buttare acqua sul fuoco. Il dialogo con il governo è che è un tema che riguarda loro, esclusivamente loro. È continuo, direi ogni ora c'è una grandissima condivisione del problema. Se avete pazienza qualche giorno si arriverà alla soluzione di tutto questo.